Resoconti e nuovi obiettivi, nel consueto appuntamento con la conferenza stampa di fine anno del Comune di Marciano. La Giunta Comunale ha presentato il proprio bilancio nel 2012 e anche le prospettive per il 2013, una sintesi del sindaco Alfio Todini. Ma il 2012 è stato un anno certamente molto difficile e molto impegnativo perché siamo entrati nella fase più acuta della crisi economica che ormai da 5 anni investe il paese e anche la nostra comunità. Quindi il lavoro dell'amministrazione è avvenuto in un contesto economico e sociale certamente in difficoltà. Tuttavia questo non ha impedito che il 2012 sia stato un anno in cui abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti, a partire dall'apertura della Casa della Salute fino alla partenza dei lavori del PUC, al riconoscimento dello stanziamento sul terremoto e sull'esenzione dell'IMU degli immobili terremotati. Abbiamo raggiunto il 65% di raccolta differenziata nel 2012, realizzato degli importanti lavori e progettato lavori, voglio dire, per il 2013 che sono, diciamo, in fase di avvio. Quindi un anno nel quale abbiamo cercato di porre le basi per prospettive nuove da dare a Marciano e alla sua comunità, lavorando sui temi, appunto, del rafforzamento, del mantenimento e del rafforzamento laddove possibile della rete dei servizi, delle politiche scolastiche, importanti risultati anche da questo punto di vista, perché a Marciano c'è un corso di studi nuovo al Salvatorelli che prima non c'era, si è proceduto alla riorganizzazione dell'autonomia scolastica con la scuola media e sempre l'Istituto Salvatorelli, quindi non sono mancati risultati importanti, momenti molto difficili come quello dell'alluvione. Però questo ci dà fiducia per le prospettive future e certo di un contesto che risente del clima generale, quindi dobbiamo per forza sperare, fare la nostra parte, ma sperare che tutto il paese ritrovi una via d'uscita dalla crisi. Non lo faremo certamente solo a Marciano, ma a Marciano credo abbiamo posto delle basi importanti, insomma, per guardare avanti. Tra i buoni propositi del 2013, ricordate di non perdere l'appuntamento con Marciano 7, nei giorni, agli orari e sui canali che leggete in sovraimpressione, al Cinema Concordia di Marciano prima degli spettacoli e in ogni momento sul nostro sito www.marciano7.it.